Ebbene sì, Paolo Fonseca non sarà più l'allenatore della Roma per la prossima stagione. Era una cosa ormai che si sapeva da tempo, perché comunque Fonseca era in scadenza di contratto, sarebbe stato più facile per la Roma rinnovargli un contratto se la Roma voleva rinnovargli il contratto. L'allenatore conosce l'ambiente, conosce la società, cioè comunque parla lì da sta là da 2 anni, sarebbe stato più facile continuare il progetto, ma la Roma ha deciso di cambiare l'allenatore. E io dico, meno male che Fonseca si leva dai coglioni, perché comunque è un allenatore per me mediocre, scarso, non ha tutte le colpe, però comunque è un allenatore che quest'anno in 2 anni non ci ha migliorato, ci ha peggiorato e abbiamo fatto figure di merda ad ogni cosa. Spero il nuovo allenatore venga, spero sia Sarri, che è comunque un allenatore che a me particolarmente piace, uno che ha carattere, ha gioco e comunque i giocatori se li mangia. Fonseca il tempo suo l'ha fatto, lo ringrazio come uomo quando ha difeso la Roma, perché io non dimentico, cioè io riesco a scindere allenatore e uomo. L'uomo di Fonseca non si discute, però l'allenatore, ragazzi, è scarso, cioè la Roma in 2 anni ha vinto un big match contro la Juventus, cioè ha vinto uno scontro diretto contro la Juventus, contro le riserve della Juventus, e ha vinto una partita col Milan l'anno scorso, la prima di Pioli, e una con il Napoli di Ancelotti, che era peggio di noi. Quest'anno ha fatto 4 punti su 33 contro le big, 101 gol in 2 anni, 55 gol subiti, manco il Genova ha subito questi gol. Poi la sconfitta in Coppa Italia con il 4-2, col 3-0 a tavolino, c'è comunque il 6-2 contro col Manchester, che è una cosa scandalosa. Tu vinci 1-2, chiuditi, sei andato a prendere 5 gol in 35 minuti, compromettendo l'unica cosa buona che ha fatto quest'anno Fonseca. Comunque per me è un allenatore da cambiare, perché ad oggi è impresentabile pure per la prossima stagione, perché se togliamo Fonseca pure la prossima stagione io veramente rischio di infartare, rischiamo di veramente diventare la Fiorentina di turno. Perché Fonseca qua non ci ha capito tanto, è colpa pure della società che secondo me non l'ho appoggiato tanto in certe scelte, è rimasto solo. Comunque l'allenatore è quello che era, perché comunque non parliamo di un fenomeno, è un buon tecnico, sicuramente è un buon tecnico, però comunque per l'ambiente Roma, per quello che è stato a creare attorno a Fonseca, la società che secondo me non gli è stata tanto vicino pure nei momenti difficili con i calciatori, è rimasto solo e queste sono le conseguenze, un uomo lasciato solo da parte della società. E per me la società ha sbagliato. Cioè l'allenatore per me doveva essere cambiato prima, sicuramente dopo Roma Spezia, i 3 cambi, che è stata qualcosa di, per me, di clamoroso. Non ne sono erano lì, perché la Roma sì aveva un gioco nella prima parte di stagione che molti piacevano, però comunque non era normale vincere bene con le piccole e poi perdere male nelle grandi. Vuol dire che praticamente l'allenatore va con la squadra con il pilota automatico con le piccole, e poi quando bisogna affrontare le grandi l'allenatore scompare. L'allenatore, diciamolo ragazzi, è il manico della squadra, è quello che gestisce i calciatori, cosa che non è riuscito a fare, gestione dei cambi, perché comunque i cambi possono essere un'arma in più. Capello e Allegri, comunque io parlo di top allenatori che a me particolarmente piacciono, per loro i cambi erano un'arma in più, per noi i cambi non sono un'arma più. Ok, non ci avremo tutta questa grande panchina, ma comunque la gestione dei calciatori è stata sbagliata. E io vedo che squadre come il Milan, come la Lazio, che io le reputo inferiori a noi, anche se siamo settimi, ed oggi noi meritiamo la settima posizione, ma comunque la Lazio sta facendo una super stagione, lo dico da romanista. Inzaghi è un grandissimo allenatore, comunque gioca, a parte Savic, a parte Immobile che quest'anno non è in un periodo idilliaco, Luis Alberto che è tra alti e bassi, cioè comunque la Lazio gioca con Hut, gioca con Fares, gioca con Murici come prima alternativa, c'ha Radu, c'ha Lulic, c'ha Patrick, cioè comunque c'ha Escalante, Akpak Pro come prime riserve dei centrocampisti, cioè comunque se tu vai a vedere il complessivo la rosa della Roma nei 22 è superiore alla Lazio. Il Napoli per me è superiore, il Napoli è superiore a noi a livello di numero di rosa. Il Milan per me a parità di rosa è uguale a noi, perché comunque ha solamente secondo me 2 campioni, che sono Theo Hernandez e Donnarumma, e coso Ibrahimovic a mezzo servizio, che non c'è quasi mai stato, ha fatto 15 partite, ha fatto la differenza. Poi c'è Kessié che è rinato, ma comunque per me bisogna aspettare, perché comunque è la prima stagione che fa ad alti livelli nel Milan. Cioè, quindi per me la rosa della Roma era superiore a queste due, quindi la posizione della Roma era un quinto posto. Era e provare a entrare in Champions, e secondo me quest'anno ci potevi riuscire se trovi continuità, perché la Juventus è crollata, perché
L'Atalanta e l'Inter so che sono fuori categoria perché comunque sono quelle che hanno tenuto più ritmo e c'era il Napoli che praticamente tra gennaio e marzo non ci ha capito più un cazzo, cioè, tra i calciatori, tra l'allenatore e la società, che comunque io faccio gli applausi a Gattuso che è riuscito praticamente a riprendersi la squadra in mano e a riportare i risultati, quello che Fonseca qui non è riuscito a fare. Quindi per me è finito. Comunque io lo rispetto come uomo, come allenatore non lo rispetto perché comunque quest'anno abbiamo fatto figure di merda, siamo ottavi, quasi, quasi fuori anche dalla conference e così non va. Ora, benvenuto al nuovo allenatore, che dovrebbe essere forse Maurizio Sarri, non lo dico finché non è ufficiale, però se dovesse arrivare sono contento. Ringrazio Fonseca di questi 2 anni di smadonne. Dai, sempre forza Roma!